andata direi abbastanza bene, perché il fatto di esserci presentati in tutte le istituzioni competenti chiaramente dà un'idea di coesione anche dal punto di vista di tutte le autorizzazioni, della visione unitaria dal punto di vista urbanistico, programmatico e progettuale. Abbiamo dato conto di questo anno di lavoro che è stato molto intenso. Ricordiamoci che era stata fatta una prima sollecitazione del mercato che non era andata bene. In questo anno noi abbiamo rivisto le destinazioni d'uso, liberalizzandole sostanzialmente in modo da rendere più appetibile l'intervento da potenziali investitori, in particolare abbassando completamente la quota riservata al pubblico, ad uso pubblico. Abbiamo definito con la sovrintendenza le possibilità ampliate di intervenire sul manufatto, rivedendo il vincolo che la sovrintendenza, come lei sa, ha su Enevic. Quindi abbiamo reso molto chiaro ai potenziali investitori tutto quello che potrà essere demolito nell'edificio per essere adattato ai nuovi usi. Abbiamo fatto un rilievo integrale dell'edificio, che potrà essere visto su questa applicazione informatica ovunque nel mondo, a chiunque sia interessato. I rilievi erano quelli di più di un secolo fa, quindi figuriamoci l'attendibilità che potessero avere rispetto a questo bellissimo lavoro che ha fatto l'università, e abbiamo fatto una perizia statica dell'edificio aggiornata. Con tutte queste informazioni che sono rese disponibili in una sorta di data room ai potenziali investitori, solleciteremo il mercato con un'istanza ai sensi del codice della navigazione e contiamo entro ottobre di poter aggiudicare l'offerta migliore.